sicuro il progetto che è partito e che sta andando avanti è un progetto di indubbio valore, sia perché riesce a portare quello che sono i resoconti, la percezione che si ha quando si ha questa tuta, quando si ha questa maglia, sia sui campi di allenamento che sui campi di gara, a delle persone che sì, si possono stare dietro sulle classifiche, si possono stare dietro sui forum, si possono stare dietro su quel che ti pare, ma non riescono, come in questo caso, a vederti effettivamente lavorare sul campo. Quindi il progetto, per quello che è nato, sicuramente ha fatto il 1000% di quello che era il progetto base. Di sicuro tutto quello che è andato avanti, quello che poi vorrà andare avanti, è una cosa che dal punto di vista della comunicazione ha fatto e ha usato un mezzo che è quello di internet, che sicuramente è il mezzo giusto per arrivare a tutti gli arcieri, diciamo tutta la base arcieristica italiana. La federazione l'aveva già fatto vedere col sito, come ha già detto prima Leonardo, che già per quel che riguarda non solo l'intrattenimento, ma proprio l'utilizzo della rete per cose tecniche, quindi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'iscrizione gara, dei risultati e cose del genere, era già stato usato e viene usato costantemente, sempre in quantità maggiore. E è ovvio che questo, che è un valore aggiunto alla rete, cioè una serie di filmati che possono in qualche modo far interagire meglio l'utente diciamo ai gruppi nazionali, agli utenti, ma non solo i gruppi nazionali, anche tutti quelli che vogliono in un qualche modo avvicinarsi allo sport in generale, perché molti persone che ho conosciuto comunque di tiro con l'arco, che ne sapevano nulla, erano diciamo al 50% più interessati magari a quelli, ai tiratori internazionali, alle gare internazionali, e l'altro 50% invece era interessato proprio al tiro casereccio, quindi a prendersi un paglione, metterselo in casa e a tirare. Ecco, questo servizio che Leonardo e tutto il movimento hanno creato fa vedere agli arcieri veri, quello che possono aspirare a diventare, eppure a quelli che non conoscono neanche questo sport, a avvicinarsi e a capire di quello di cui stiamo parlando. E Leonardo ha detto che vuole far vedere agli arcieri, tutti gli arcieri, quello che succede nelle radunate tecniche nazionali. No. Non è necessario, non sarebbe neanche, forse un po' compromettente anche, però nel senso è giusto far vedere, è giusto far conoscere, è giusto far vedere l'impegno che ci mettiamo nei raduni e il confronto che c'è, perché troppo spesso, anzi, ho visto una chiusura, quindi diciamo un settore tecnico magari sia della società che di una regione, chiudersi in se stesso senza avere comunicazione di sorta. Questo invece che stanno facendo con questa TV online è far vedere che l'opposto, cioè la completa apertura, la completa chiarezza sia di allenamento che di comportamento e tutto, è la strada vincente, quindi è la strada che tutti dovremmo intraprendere. Dal punto di vista di persone, di arciere, io posso dire che sono molto contento di farmi vedere nell'ambito sportivo, perché ho visto che in ambito diciamo di tiri giovanili, di ragazzini che cominciano a tirare, cose del genere, come prima aveva già accennato in fatto di disciplina e comportamento, molto spesso si perde quello che è la sensazione del confronto vero e proprio di personalità e non di arciere. Questo sulle classifiche non si legge, questo guardando e leggendo articoli sui giornali non si riesce a percepire.
e con una TV che ti segue, con una TV che ti prende sia dall'allenamento e dall'allenamento alla fase di gara, invece si può far conoscere a un settore giovanile quello che sono i comportamenti, non soltanto il comportamento tecnico, ma il comportamento diciamo di disciplina e quel comportamento di regole e regolamentazione non detta e non scritta, che invece è fondamentale insegnare e far vedere.